Siamo lodati Gesù e Maria. Sempre siano lodati. Per un solo si celebra oggi la Santa Messa della settima domenica dopo Pentecoste. Con ogni Santa Messa del Cantico abbiamo ascoltato il testo dell'Epistola e un brano del Vangelo, entrambi molto significativi. San Paolo, nella lettera ai Romani, dove appunto parla, come noto, a persone che vivevano nel paganesimo, e sapete che il segno distintivo del paganesimo è il vizio capitale della lussuria, e parla loro ricordando il passaggio fondamentale che si determina quando un pagano si converte, cioè i peccati di lussuria e ogni altra forma di malizia diventano un ricordo, cioè la conversione. Non sono ricordo cose di cui ci si vergogna di averle fatte, di averle commesse, quale frutto raccoglieste delle cose di cui ora vi vergognate. Evidentemente quando si sentono queste parole non si può non fare a meno di pensare che, ahimè, proprio la nostra bella Italia, non solo, si è trasformata in una culla di neopaganesimo, perché oggi purtroppo, come ben sappiamo, i vizi impuri dilagano, nonché ogni forma di invereconi e modestia. Qui siamo in un luogo particolarmente caro alla Madonna, adesso abbiamo modo di dire qualcosa commentando il Vangelo. Sappiamo che siamo anche nel centenario di Fatima e la Madonna Fatima era gravemente ammonito da queste cose, prevedendo probabilmente, anzi senza probabilmente, che una delle male piante dell'età contemporanea sarebbe stata non soltanto il dilagare dei peccati di lussuria, ma anche la loro, diciamo così, giustificazione, cioè il negare l'intrinseca perversità e malizia degli atti contrari al sesto comandamento. Questo, ricordo, non è che si commettono sapendo di fare qualcosa di male, cioè, trasgredisco e li faccio lo stesso. Oggi si commettono pensando che non ci sia assolutamente nulla di male, anzi che sia esattamente segno di qualche problema mentale, qualora qualcuno si astenga da queste cose. È sicuro che c'è molta gente che pensa che sia assolutamente impossibile, questo pensano, vivere una vita senza l'esercizio attivo della sessualità. Lo assicuro, insomma, ho avuto modo di riscontrarlo più di qualche volta. Invece noi sappiamo che, questo lo dico anche come sacerdote, che non esiste, non c'è conversione autentica, poi tra l'altro è il primo passo verso la conversione alla santità, se non si chiude completamente con ogni tipo di peccato di questo genere. Fino a quando c'è anche una minima commistione o ricaduta in questa roba, la conversione ancora non c'è stata. Non basta smettere di fare peccati impuri per essere santi, ma se non si smette di fare peccati impuri, sicuramente il cammino verso la santità non è neanche cominciato. Poi Gesù nel Vangelo parla dei falsi profeti e usa, diciamo, di fare attenzione a non lasciarsi ingannare, ricordando che vengono travestiti da pecore, ma dentro sono lupi. E poi fa due esempi molto significativi. Quando Gesù fa qualche paragone, e sa quello che fa e dice, attenzione, quando parla dei frutti: raccogliete voi uva dalle spine o fichi dalle siepi? Siepi è una traduzione, roviti, d'accordo? No, poi spiega, no? Allora, dobbiamo capire subito una cosa: l'uva e i fichi in questa immagine sono frutti buoni, d'accordo? Che non possono essere raccolti da rovi e spine. Quindi, cosa sono i falsi profeti? Sono, simulano uva e fichi, ma in realtà sono rovi, e quindi bisogna smascherare. È anche vero però che uva e spine non possono uscire dai rovi. Quindi quando si vedono, scusate, uva e fichi, quindi quando si vede la sua significano uva e fichi, vuol dire che il profeta è buono. Allora, che cos'è l'uva? L'uva è il frutto da cui si trae il vino. Cos'è il vino nella Sacra Scrittura? Il vino è simbolo della gioia, dell'allegria, ma è anche
la bevanda che accompagna il sacramento nuziale. Noi sappiamo che Gesù ha usato il vino per la consacrazione, il vino viene trasformato nel suo sangue. Cos'è il sangue di Cristo? È l'emblema del suo amore. Quindi qual è il primo segno di un profeta autentico? È l'amore autentico, è la carità. Quando questa non appare, nonostante tutte quante le apparenze, le affettazioni di santità, anche di qualunque genere, c'è sempre da stare allerta. Qui siamo in un luogo dove la Madonna è venerata con il titolo di Regina dell'Amore, forse uno dei titoli più belli e più mariani che esiste, perché la Madonna è, oserei dire, l'amore fatto creatura umana, cioè non esiste creatura umana in cui l'essenza divina che è l'amore si trovi più che nella Madonna. Cosa sono i fichi? Confesso che a me personalmente, disgraziatamente, non piacciono. Quindi la cultura che ho dei fichi la so dai libri, ma dicono che sia il frutto più dolce che esiste, proprio che se non ti piace il dolce, proprio quasi quasi ti potrebbe provocare un senso di disgusto. Siccome mi piacciono tanti dolci, mi piace di più il salato. Quindi che cos'è il fico? Il fico rappresenta, come dire, un aspetto complementare della carità, che è la dolcezza. Andate a leggere adesso i Maestri di Spirito, magari San Francesco di Sales in compagnia, direte qual è il distintivo, cioè qual è il segno che ti fa capire che una persona è un uomo di Dio. Perché il diavolo non sa fare una cosa, non sa fare mai, che è l'ubbidienza. Ma l'ubbidienza è sorella gemella, dice Santa Caterina da Siena, di due virtù che sono l'umiltà e la carità. La carità, il diavolo non sa nemmeno dove sta di casa. Lui è l'odio. Io ci provo ogni tanto a fare qualche caricatura, ma le caricature che fa il demonio della carità sono talmente facilmente riconoscibili che non può ingannare neanche un principiante. I Maestri di Spirito dicono: solo quando vedi in un'anima grande carità e grande dolcezza in tutto e in ogni circostanza, puoi pensare che quello che accade nella sua anima sia veramente autentico e venga veramente da Dio. Spini e roghi, cioè modi di fare taglienti, pungenti, che feriscono, che segnano discordia, divisione, eccetera, anche se sono, come dire, giustificati in base a più alti principi, più alti valori, più alto Vangelo, più alto bene, non sono segni buoni, non sono punti abbordabili in cui si trova la volontà di Dio. E non è un caso che Gesù chiude il discorso: li conoscete pertanto dalle loro opere, cioè dai frutti che producono, gli effetti che producono le azioni che fanno. Sono effetti di amore, di dolcezza, di comunione, di concordia o di spine, discordia, divisione, eccetera. E Gesù vi dicendo: li riconoscerete dalle loro opere, perché non sarà degno del paradiso quello che dirà Signore, Signore. Quindi, Signore, Signore, quando è che si dice? Quando si prega, per esempio, no? Signore, Signore, Signore. Ma si dice anche quando si predica: Signore, il Signore, il Signore, il Signore. Quindi, non è, attenzione a capire bene, nelle grandi preghiere, nelle grandi predicazioni che fanno l'uomo di Dio, ma sono i frutti che produce. Perché non è che dice Signore, certamente pregare a volontà di Dio, sì, predicare a volontà di Dio, sì, ma non basta questo. Occorrono le opere di Dio. Perché non chi dice Signore, Signore, ma colui che farà la volontà del Padre mio celeste, questi entrerà nel regno dei cieli. E qual è la volontà del Padre celeste? Volendola sintetizzare, possiamo trovare due fonti. Quando Gesù gli chiesero: Signore, che cosa devo fare di buono per avere la vita eterna? Ricordate il giovane ricco. Primo sapete i comandamenti. Poi arriva lo scriba e gli dice: senti un po', ma qual è il più grande dei comandamenti?
E lui risponde: il primo è: amerai il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima, con tutte le tue forze. Il secondo è: amerai il prossimo tuo come te stesso. Cioè, quelli che nel catechismo di San Pio X, e credo anche negli attuali, si chiamavano i due precetti della carità. E qual è il comandamento, tra virgolette, nuovo che dà Gesù, in base al quale si riconoscono come distintivi i suoi discepoli? Se sono umili? No. Se pregano? No. Se vanno tante volte a messa? No. Non lo smettere alla messa, eh? Okay. Ma amatevi gli uni gli altri come io ho amato voi. Da questo tutti sapranno che siete miei discepoli. Solo da questo. Perché? Perché questo? Perché se non c'è in te l'umiltà, l'obbedienza, la preghiera e tutto il resto, in te l'amore te lo sogni proprio. Cioè, l'amore è il frutto vivo di una vita vissuta in comunione con Dio e con la volontà. Se questo non c'è, potrebbe anche essersi molto buona fede, d'accordo, che non è detto che non sia, ma piena comunione con la divina volontà certamente non c'è. Quindi quando noi ci relazioniamo con persone che pretendono di essere profeti, profeti che significa profeta, come profeta vuol dire uno che ti parla a nome di Dio, che è convinto che quello che ti dice, te lo dice in nome di Dio e che te lo dice volendo comunicare la sua volontà. Come faccio a discernere? Guarda i frutti che produce quello che dice e guarda i frutti che produce la sua vita. Questo non è giudicare, attenzione. Attenzione sempre a questo termine, eh? Gesù proibisce di giudicare le persone e le intenzioni. Questo non si può fare mai. Ma Gesù comanda di giudicare i comportamenti e i frutti. Quando gli dicono, ma i farisei, dice: voi, ma siete così privi di intelletto, non capite? Guardatevi dal lievito dei farisei, che tipo sia, che sta giudicando Gesù. No, ma era palese che i farisei avevano dei comportamenti propri da Gesù, doveva prendere le distanze. Quindi noi non soltanto che possiamo, ma dobbiamo giudicare. Perché prima di dare credito ad una persona che si atteggia o si presenta come profeta, dobbiamo sottoporlo al vaglio del Vangelo e vedere se i frutti che produce sono uva e fichi, carità e dolcezza, o spine e rovi, discordia e asprezza. Nel primo caso t'ascolto, nel secondo caso non t'ascolto. La regina dell'amore, che qui è particolarmente venerata, ci aiuti a ricordare queste cose, a renderle vive operanti nella nostra esistenza, a tenerle nel debito conto e a sapere che solo dove si riscontrano queste cose c'è sicuramente lo Spirito di Dio. Ricordate anche che il primo frutto dello Spirito Santo è l'amore. Amore, gioia e pace sono i primi tre, cioè i segni che danno la certezza della presenza di Dio. Quando questi non ci sono, Dio non c'è. E se Dio non c'è, o c'è l'uomo o c'è qualcos'altro. Siano lodati Gesù e Maria. Sempre siano lodati.